Coppa Italia di Orienteering in Val Sugana, si impongono il trentino Tait e la ticinese Pezzati. Gianfranco Benincasa. Dopo il diluvio, il sole quasi per magia sulla prova di Coppa Italia media distanza di Orienteering in Val Sugana. Sul percorso nei boschi attorno a Pergine, con arrivo al parco dei Tre Castagni, si sono dati appuntamento in 600, tra loro tutti big azzurri e non pochi stranieri. Non è un caso dunque se ad imporsi sono stati Samuele Tait e la svizzera di Mendrisio, Elena Pezzati. Il 22enne di mezzo lombardo, tesserato per il Grand Light Team, e la ticinese sono stati i migliori sul terreno reso per pesante dalla pioggia, ricco di dislivelli e di conseguenza molto fisico. Beh, non me l'aspettavo considerando la mia forma fisica di adesso, però ho fatto una gara controllata cercando di non sbagliare, è andata bene. Un percorso scoperto 30 anni fa da Alfredo Sartori, tra i protagonisti dello sviluppo di questo sport, promotore del Comitato Trentino e vicepresidente nel 1979 del Comitato Italiano. Sul podio con Tait anche l'elvetico Manuele Ren e Alessio Tenani. Ritirato per indisposizione il favorito della vigilia, il premier 8 Riccardo Scalet. A fare compagnia alla Pezzati, la meranese Keith Lechner e Verena Troy. Posizione del podio scivola.